L'umanità non ha responsabilità, non ha colpe, subisce un destino. Amiamo la morte degli altri, e più ancora, in questo precipitare dei tempi, la morte nostra. Ma non è furore suicida, non è l'istinto di morte supposto dalla psicologia. L'uomo in realtà è passivo, è la morte che agisce e lo chiama a sé. E il suo è un appello a cui non si resiste. Soddisfatta del nostro consenso, tacito ma unanime, stanotte essa verrà a prenderci, senza agonia per noi, senza angoscia. E questo epilogo, per moltissimi o per tutti, sarà la soluzione di problemi insolubili, il rimedio insperato di mali insoffribili.